Aldo, eccolo, chi è Aldo Cursano, Susanna? È presidente vicario della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Oh, presidente, ci hai messo dietro la scritta, ti sei allargato, te lo dico, Rocco. L'ho fatto per voi, per ricordarvi che cosa rappresenta FIPE, insomma, è un promemoria. Allora, prego. Beh, io penso che il senso di responsabilità che ci deve guidare in questi momenti così complessi, così delicati per il nostro paese, è il senso proprio di questa condivisione fra il nostro mondo che rappresenta appunto le imprese e la FIC che rappresenta il mondo di una professione fondamentale nel nostro comparto, patrimonio quindi del valore identitario della ristorazione italiana. E quindi questa diciamo preoccupazione profonda che è partita subito come un confronto di prospettiva parte dal basso e come federazione abbiamo raccolto questi confronti nelle varie province, nei vari gruppi proprio nella direzione che noi le abbiamo elaborate in questo momento straordinario di confronto ai massimi livelli con i campioni del nostro settore, con le istituzioni, gli esperti, perché a rischio non c'è solo l'impresa, ma un modello produttivo e distributivo. E se a questo aggiungiamo il pericolo di perdere il patrimonio di conoscenze, competenze e professionalità che hanno creato il valore, l'identità del nostro paese nel mondo della ristorazione, diventerebbe un qualcosa che non ci potremmo permettere, perché noi siamo uno dei motivi fondamentali legati a uno stile di vita proprio italiano, per la quale un po' tutti vengono, da un punto di vista anche turistico, a vivere l'esperienza che solo noi riusciamo a condividere. Quindi è a rischio tutto questo e non è un problema solo del nostro comparto, ma dell'intero paese. È chiaro che da questo punto di vista siamo consapevoli che i nostri mondi rappresentano e hanno rappresentato la casa fuori casa degli italiani e sappiamo bene che in questo momento questa componente ha un potenziale di rischio, ma dobbiamo anche vederla e guardarla per quello che è, perché al di là della somministrazione sul posto che dovrà essere pensata, rivista, riorganizzata, ma ci sono funzioni proprie del nostro settore che avremmo potute già svolgerle e che in qualche modo ci sono state limitate, perché noi abbiamo strutture organizzate, sicure, con professionalità, con cicli produttivi, con controlli di filiera, cioè la ristorazione e soprattutto le professioni che operano dentro, la salute e la sicurezza alimentare dei clienti, di chi ci opera, è al centro del suo bisogno. Oggi noi avvertiamo che ciò che noi da sempre facciamo dovrà essere un comportamento delle famiglie, in altri settori, in altri ambiti, ma la sanificazione, la mano, i processi, i percorsi e la responsabilità e la formazione dei nostri addetti per assicurare la sicurezza e la salute sono al centro. Noi siamo dei professionisti e in questa fase ci siamo sentiti in qualche modo in un angolo, untori, persone o luoghi a rischio. Io oggettivamente, per entrare un po' anche nel merito del discorso, però ad oggi non c'è stato un contagio in un ristorante, in un bar, da quando è partita. Luoghi sono altri aspetti, può darsi che questo senso di responsabilità ci ha portato. Ma perché dico questo? Perché bisogna oggi fare un'analisi, entrare nel merito, ascoltarci e capire come insieme condividere responsabilità, perché dando due numeri, oggi abbiamo già pagato con 21 miliardi il costo di questo virus, 50.000 imprese sono a rischio, 300.000 posti di lavoro sono in bilico. Quindi è chiaro che questo senso di responsabilità ha portato noi con Rocco, con la federazione, a cominciare a condividere una prospettiva, rimettendo al centro valori, visioni e responsabilità, ripeto, che sono proprie del nostro settore. No? Insieme se ne esce, ecco perché siamo dalla stessa parte. Abbiamo il
presidente vicario FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Aldo Curzano. Accendi il microfono, Aldo. Che abbiamo sentito prima nella... Eccoti là, vai, sei arrivato tardi, è andato via prima di quelle domande da fare. Più che altro era proprio sul tema della condivisione, un qualcosa che un po' la categoria. Aldo, non trovavi il microfono, di la verità. No, ci sei, ti si sentiva bene, scusa, stiamo scherzando. È la domanda, dicevo, non è arrivato il microfono. Allora, Aldo, vai, carissimo, prego, tocca a te, vai. Allora, una, ciò che ci sentiamo un po' feriti come categoria, nel vedere che alcune funzioni proprie del nostro comparto, del nostro settore, a noi sono state precluse in qualche modo, ad altri no. E mi riferisco a una componente che per noi è stata sempre accessoria, ma in questo momento poteva essere fondamentale, centrale, per continuare in parte a stare aperti e a fornire un servizio importante per la popolazione. Mi riferisco all'asporto, cioè non posso andare al ristorante a fruire del servizio e dell'esperienza, ma posso però ordinare al ristorante e vivere quell'esperienza, quel rapporto di fiducia, quel piatto, quel prodotto, me lo porto a casa e lo condivido con la famiglia, con le persone care. Cioè l'asporto che è stato in qualche modo consentito ad altre tipologie di attività, dai supermercati, mini market, alimentari, è stato impedito di farlo a noi. E questo proprio dispiace, perché avere un patrimonio di professionalità, di competenze, di luoghi adeguati, sicuri, strutturati da un punto di vista igienico, professionale, e non poter in qualche modo proseguire con modi e modalità diverse di fornire questo servizio ai clienti, alla cittadinanza, è come in qualche modo stare in guerra, ci sono tanti feriti e teniamo i dottori o i chirurghi a casa. Questo è un qualcosa che sinceramente ci ha ferito. Ecco perché riteniamo, ed era la domanda a Ricciardi, che è una persona straordinaria, che il primo segnale di ripartenza, anche parziale, senza ancora prevedere i consumi sul posto, fino a che chiaramente ancora non ci saranno le condizioni, poter consentire a noi di poter fornire questo servizio. Perché io devo prendere la macchina, fare 5-10 chilometri per andare al supermercato, stare 2 ore in coda per prendermi sto benedetto pollo arrosto, quando potremmo utilizzare la rete delle attività che sono distribuite sotto casa, nelle strade, nelle piazze, per fornire un sistema di trasformazione e una consegna su ordine e prenotazione. E io non riesco a capire perché 1000 persone in coda lì, 10-15 persone organizzate, programmate, no. Allora sono queste le cose, stiamo parlando di 300.000 attività, stiamo parlando di mantenere in piedi un sistema identitario, stiamo parlando di mantenere anche motivati, utili, i nostri collaboratori, le nostre, ci è stato impedito. Ecco perché uno dei modi che secondo me oggi e in prospettiva sarà importante capire come la consegna a domicilio, l'asporto, insieme a quella parte ridimensionata di somministrazione, possono rappresentare un nuovo modello di organizzazione aziendale all'interno della quale vedere come limitare i danni. Il concetto di condivisione, Aldo, lo vedi come un concetto che deve essere ampliato da parte della possibilità anche per i pubblici esercizi di condividere le loro preparazioni anche consegnate a domicilio. Scusa, perché ci sarebbe il manifesto. Il domicilio ci siamo già, Alex, e l'asporto, perché il domicilio comunque è un'organizzazione che prevede di dare il servizio a terzi e a un bel costo, oppure di organizzare mezzi e persone per farlo. Diventerebbe più in economia il fatto di poter venire a prendere il cibo, il pranzo, certo, il bollo e farlo. E questo è un modo anche per evitare le 30 persone lì in fila, cioè ridistribuendo. È un modo in qualche modo in sicurezza, secondo i criteri di distanziamento, secondo il sistema che un po' altri adottano. Ma noi abbiamo luoghi di 100, 150, 200, 300 metri quadri, noi vediamo fare l'asporto a 15-20 metri, questo aspetto da averci considerato non per quello che siamo,
degli esperti, dei professionisti, delle persone attente alla salute, alla chiarissimo, salute. Chiarissimo, chiarissimo. E quindi questo è uno degli elementi che può rappresentare in prospettiva una visione, Alex. Ecco perché io la mettevo come condivisione fra i colleghi, gli esperti e gli amici. Perché è chiaro che il luogo del consumo, come abbiamo detto, deve essere visto come un luogo diverso, soprattutto in questo momento. Quindi io chiamo, ordino il mio breakfast, ti arriva e prendi il box breakfast, te lo porti in ufficio fuori, lo consumi, lo porti a casa, il box lunch. Quindi noi dobbiamo, dall'aperitivo, dalla cena, pensare che il luogo di consumo possa essere diverso. Ma se io ho i 30 o 40 coperti e ne faccio 10-15 sul posto, ma 10-15 lo faccio con il takeaway e una decina finissimo, servizio, si crea un modello nuovo in cui la sicurezza, ma comunque la capacità produttiva, viene preservata, e questo in una visione di sicurezza. Ecco perché io dico, averlo impedito vuol dire tenere 300.000 imprese in una crisi di nervi che sta scoppiando. Quindi dobbiamo partire. Sei chiaro, sei stato chiarissimo. Spengi il microfono. Assolutamente sì, e questo è il tuo ruolo. Io penso che bisogna che fuoriesca anche un impegno politico sindacale che io ho colto in un modo chiaro, forte, limpido. Noi dobbiamo essere promotori di un protocollo sanitario che parte da noi come comparto, perché dobbiamo immediatamente organizzarci per una ripartenza quando le persone potranno uscire di casa. Chiaro. E lo dobbiamo fare. L'asporto è la priorità, e capire che dobbiamo anche in prospettiva rinegoziare ogni fonte di costo, perché il mondo che andremo a affrontare sarà un mondo, da un punto di vista economico, da un punto di vista di capacità consumi, diverso, e non possiamo avere costi, fiscalità di un mondo che non ci sarà più. Grazie.